Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Palia e in questo video andremo a vedere dove trovare coralli, conchiglie e ostriche. E vi faremo vedere una route molto molto remunerativa. Ci troviamo qui a Baia Bay. Questa è l'entrata della mappa. Da qui proseguite dritto e arrivate fino a questo punto. Oppure utilizzate il viaggio veloce che è questo qui. Vi troverete proprio qui davanti. Partiamo da qui e vi facciamo vedere tutto il percorso. Sì, io che Frixi. Ciao Frixi. Partiamo. Se ne troveranno veramente veramente tante. Poi se fate il giro due o tre volte, oltre a fare un sacco di gold, quindi questo è un modo alternativo per farmare gold. E a proposito, sul canale trovate già un video che vi mostra come fare una marea di gold, più di 10.000 gold in un'ora o poco più. Per cui eventualmente, se ancora non l'avete visto, recuperatelo. Questo, giovani, è tutto il percorso. Oh, c'è un cerbiatto sexy, non ho le frecce. Ma che sfiga. Vai, Frixi, ci metti 45 anni con le tue frecce. Vai, vai. È un pochino più bassa di me. Mi diverto. Sparito. E vado via. Lo prenderemo, lo prenderemo. Dicevo, giovani, questa è la strada più remunerativa per andare a farmare conchiglie, coralli e ostriche. Ovviamente le ostriche le possiamo anche aprire, quindi le vedete lì nella vostra borsa. Basterà spostarsi con QOE sulla barra. Una volta che siamo sulle ostriche, spingete il tasto destro del mouse e le andremo ad aprire. Troveremo ovviamente della carne d'ostrica che potremo cucinare nei nostri focolari, fare degli spiedini d'ostrica, e troveremo anche delle perle, sia bianche sia verdi. E andiamo ad aprire tutte. Ecco qui. E abbiamo trovato in poco meno di 5 minuti, 6 minuti, abbiamo trovato 18 carne d'ostrica che costano 16,9 e 2,13. Abbiamo trovato 31 conchiglie che costano 12. Abbiamo trovato 9 coralli che costano 24. E dentro le ostriche abbiamo trovato 5 perle da 70. 1125 gold che abbiamo recuperato in pochissimo tempo. Per cui, se vi trovate in questa zona, fatelo. Vi faccio vedere anche sulla mappa qual è il percorso. Adesso noi siamo, diciamo, all'arrivo, ma potete partire anche da qui, non cambia assolutamente nulla. Vi fate tutto questo giro qui volendo. Potreste anche vedere qui dietro, ogni tanto c'è qualche conchiglietto, altrimenti da qui andate direttamente dritti. Fate tutta questa strada, ogni tanto anche qui trovano delle conchiglie, quindi vi fate tutto questo giro, andate di qua, qui anche fatevi tutto questo giretto, poi andate in giù, andate di qua. Qui c'è il laghetto da cui, diciamo, abbiamo iniziato. Anche tutta questa parte potrebbe avere delle conchiglie, delle ostriche. Questo è il punto di partenza da dove siamo partiti noi con il video, per cui è un percorso molto molto veloce. In più potreste farmare coralli, ostriche e conchiglie, e in più andare a catturare insetti, perché qui è pieno di insetti mentre fate questo percorso. Per cui, come abbiamo fuso insieme la caccia con la raccolta di muschio e loto per andare a guadagnare oltre 10.000 gold in circa un'oretta, un'oretta e un quarto, anche qui potreste fare lo stesso, catturando però gli insetti, così portate su sia la raccolta sia la cattura di insetti. Veramente ottimo. Detto questo, giovani, anche per questo video è tutto. Grazie mille e alla prossima.